L'amministrazione comunale ha stretto un nuovo legame con Rastatt, città con cui è gemellata fin dal 1985. E per festeggiare il 30° anniversario, dal 13 al 16 maggio verranno celebrati 3 giorni di iniziative per i visitatori rastattesi che si recheranno a Fano, ma non solo. Infatti è stata ideata la Fano Card, il buono che prevede uno sconto turistico valido per tutto il 2015. È una sorta di fidelity card che prevede una scontistica del 10% in tutte le attività che aderiranno all'iniziativa promozionale. Per il momento abbiamo un centinaio di adesioni che riguardano soprattutto alberghi, campeggi, stabilimenti balneari e l'auspicio è che anche tutti gli esercenti del centro e del territorio, negozi, parrucchiere, qualsiasi attività aderisca all'iniziativa. Il comune tedesco si occuperà di distribuire la card nei negozi, nei ristoranti, nei musei e negli hotel. Le adesioni dovranno essere comunicate entro il 24 marzo prossimo e ogni esercizio commerciale della provincia di Pesaro e Urbino dovrà rivolgersi all'associazione di categoria di riferimento. L'iniziativa è stata presentata ieri mattina in Sala della Concordia dal sindaco Massimo Seri, dal presidente di Assoturismo Marche e da Caterina Del Bianco. L'assessore allo sport il mese scorso ha partecipato a un workshop a Rastatt con un gruppo di operatori fanesi, una visita in cui è nata l'idea della nuova tessera che ha riscosso una grande attenzione da parte dei mass media tedeschi. Ho cercato dei contatti con le associazioni sportive. Io stessa, quando ero piccola con la squadra di pallavolo, ho viaggiato nelle città gemellate. Sono esperienze veramente che rimangono nel cuore. Mi piacerebbe portare i nostri gruppi giovani fanesi in giro per l'Europa. Questo è un impegno che ci prendiamo come amministrazione. C'è stato anche un gemellaggio della Polizia Municipale? Sì, come comune erano presenti anche il comandante Giorgio Foligno e la vicecomandante Anna Rita Montagna che, così come avevano già fatto a St. Albans, la città gemellata in Inghilterra, hanno provato un coinvolgimento proprio dell'organo della Polizia Municipale. Questo nuovo progetto pilota, il primo cittadino vorrebbe replicarlo anche con altre città gemellate, a partire da St. Albans. Beh sì, non dobbiamo dimenticare che è la nostra città turistica, quindi dobbiamo pensare anche iniziative nuove per attrarre turisti nella nostra città. Tutto questo l'abbiamo fatto con risorse minime, in alcuni casi zero. A dimostrazione che anche in momenti difficili, quando si è creativi e soprattutto si riesce a collaborare tra tutti i soggetti interessati, quindi amministrazione, associazioni di categoria e soggetti economici, si ottengono buoni risultati. Per cui sono molto contento anche perché lo stimolo è partito dal sindaco.